Signor Presidente, direi, se posso sintetizzare, che lei ha chiesto due mandati. Uno l'ha avuto il 25 maggio ed è giusto che lei abbia ricordato questo perché fa parte della modalità con cui noi ci presenteremo in Europa. L'altro lo ha chiesto questa mattina al Parlamento e adesso al Senato. Sarò anch'io breve, non per esigenze trasversali, ma per il contingentamento dei tempi. Noi le diamo il mandato per fare una politica diversa, non per andare, come lei ha detto, col cappello in mano in Europa, perché nessuno vuole andare con alcun cappello, non perché noi vogliamo scaricare le nostre inadeguatezze sull'Europa o magari trincerarci dietro i facili alibi europei, ma perché noi pensiamo che l'Europa non si difenda più con l'euroretorica, con l'evocazione dei grandi padri fondatori del passato, con la nostalgia di quello che siamo riusciti a realizzare, una grande area di pace, libertà e di democrazia. L'Europa si difende cambiando profondamente la politica europea. Oggi siamo a un bivio. Fino adesso si è pensato illusoriamente di difendere l'Europa con l'euroretorica. Oggi questo discorso non attacca più. Oggi l'Europa si difende dicendo la politica europea va cambiata. La stabilità è un valore, la crescita lo è quanto la stabilità. E forse sarebbe anche il caso di guardare agli Stati Uniti d'America, che con una politica espansiva in cui hanno prodotto investimenti per la ricerca, lo sviluppo, la tecnologia, l'ambiente, sono riusciti a rimettere in moto l'economia di quel continente. Dunque noi vogliamo un governo italiano che vada in Europa e si ponga il problema di cambiare radicalmente la politica europea. Abbiamo avuto due segnali. Ieri quello della signora Merkel, non ci illudiamo amici e colleghi, la signora Merkel ha semplicemente timidamente avanzato un primo segnale. Oggi Hollande ha presentato un'agenda per la crescita e il cambiamento, cioè anche Francia in particolare e Germania si pongono il problema di cambiare la politica europea. Un'Europa che non può solo essere tecnocrazia e burocrazia, che si deve far carico di recuperare il rapporto con i popoli europei che in gran parte hanno creduto al populismo antieuropeo. Non dimentichiamolo, perché ci saranno soggetti nuovi nel Parlamento europeo in grado di cambiare radicalmente anche la politica delle grandi famiglie europee. Dunque dobbiamo ricominciare da qui. Vorrei anche fare un riferimento alla visione che i cittadini ricevono dell'Europa. Senatore, concluda. Un'Europa, e ho terminato, che ci lascia soli rispetto al tema dell'immigrazione clandestina è un'Europa che non è in grado di fare una politica seria di avvicinamento e di feeling, di creare un feeling nuovo di rapporto con i cittadini. Presidente Renzi, Mare Nostrum, noi lo abbiamo detto al Senato 15 giorni fa, è uno strumento eccezionale, non può diventare la normalità. Il tema del coinvolgimento di Frontex deve essere una priorità per restituire credibilità in Europa che sa affrontare i temi dei propri... ...lasciare soli. È terminato il tempo, senatore Casini.